Ciao ragazzi e benvenuti in quest'altro nuovo episodio di FIFA 17. Come vi avevo detto nello scorso episodio, oggi voglio registrare per forza questa fantastica partita perché ragazzi non si può dire che non sarà fantastica e tanto 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 difficile. Comunque non perdiamoci in chiacchiere, andiamo subito ad affrontare il Barcellona, andiamoci a prendere questi altri 3 punti, andiamo benissimo con la formazione così titolare. Ragazzi, ho fatto l'anno vabbè, come avete visto nello scorso video, abbiamo puntato, sperato di mandare di comprarci Matuidi, David Luiz e Thiago Silva, sperando che almeno uno dei tre mi accetta. Comunque, a quanto pare Messi biondo. A quanto pare vedo che preso, salvato. Preso, salvato. Preso, salvato Messi. Però quando vado in partita non li riesco a togliere le palle. Certo che è fortissimo. Questa me l'ha presa. Anche se Messi, attacco di cane, Messi. Ottimo lavoro, perfetto, ok. Ragazzi, niente, andiamo con la partita, dai. Andiamoci a vincere questa partita immediatamente. Ok, andiamo Il match di Juventus. oggi ci Dai, troviamo al portiamoci a FIFA casa il International risultato. Stadium di Riyadh in Arabia Saudita, stadio costruito fra l'83 e l'87, una spesa complessiva di Facciamo circa girare palla, mi raccomando. 650 Appena milioni di abbiamo Riyadh, una struttura delle occasioni, imponente dotata di una copertura approfittiamone. completa da proteggere gli Ecco alla spettatori dal Messi, caldo. oh. L'unica pecca è Dalla difesa l'intensità è venuto a atletica rompere il che cazzo. penalizza un po' la visibilità. Cioè, dall'attacco è venuto in difesa a rompere il cazzo. Ecco la formazione Come titolare del cazzo, Barça. quello, come cazzo tiene Si palla lui? presentano con tre attaccanti oggi, Vabbè, di cui due larghi concentriamoci, sulle ciao. fasce e uno come riferimento al centro, dunque 4-3-3. Chiara la loro intenzione di giocarsela a viso aperto, lo spettacolo dovrebbe guadagnarne. Vediamo la formazione di partenza della Juve. Partono dunque con il 3-5-2. Che ne dici, Stefano? È sicuramente un Adesso già mi modulo piace buono per questo ogni qua, eh. stagione che può trasformarsi. C'è spazio davanti a sé. Higuaín! Tiro! Cioè, Attaccante, vedete qui evidentemente Dybala? deve essere arrivato solo al tiro È per sinistrare sinistro, perché non l'ha completamente schiaffata dentro? dimenticare. Via, 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 andiamo, Una palla del andiamo. genere, tu devi mettere. Madonna, dove ha tirato? Non capisco, raga. Non capisco davvero. Mascherano. Neymar. Arbitro che lascia correre, c'è il vantaggio per il Barça. Deve aver preso una brutta botta, l'arbitro ferma il gioco per verificare le sue condizioni. Ah, mi auguro si tratti solo di una Cioè, raga, che fallo fraintesa. è, dai. Ehi, tanta Palla muina, comunque alzati verso su e fai l'arbitro il che bravo. metta il pallone in mezzo per riprendere il gioco. E vedremo se ci sarà del fair play in campo e se verrà restituita alla squadra avversaria. Arda Turan. Bonucci. Higuaín. Secondo me, raga, Invidia dovrei bene il cambiare pallone. modulo. Perché sto 4 con gli attaccanti. C'è un buon Cioè, anticipo. proprio, non c'è. Non hanno proprio. Khedira. E chi la dai? E chi la Stefano, dai? manca poco ormai all'epilogo di questa Asian Elite Cup. Siamo infatti giunti alle semifinali. Una delle due squadre oggi andrà a casa, mentre l'altra potrà proseguire in questa competizione che sarà anche amichevole. Ma alla fine nessuno ci sta a perdere. Questi tornei di preparazione spesso vengono considerati poco importanti, ma so invece per esperienza che chi scende in campo non è mai disposto a perdere senza battersi. Che ci sia o meno qualcosa in palio, mi aspetto delle sfide molto tirate. Contrasto riuscito, palla che rotola via. Se vinciamo, raga, mandiamo Canali fuori il qui a bloccare Barcellona. tutto. Se Higuaín. perdiamo, invece. La Juve va di scena oggi contro un avversario che potrebbe dare davvero filo da torcere. Sei d'accordo, Stefano? È sicuramente una squadra. Dybala! E sì! E andiamo Gol finalmente della Dybala. Finalmente si Con cui sblocca giocatore Dybala classica di anche. prima.
un bel piattone col sinistro lì dove il portiere no. Ah no, di collo di esterno sinistro, se proprio lo dobbiamo dire. Sì, in un fazzoletto. Ripeto, i tiri sono un po' casuali, raga. Non siamo noi che diciamo dove dovrebbe mettere il tiro, è un po' casuale la cosa. Vince il duello fisico. Comunque, dopo questa vincita contro il Barcellona, magari possiamo fare tipo delle richieste, tipo che ne so. Barça è reduce da una stagione positiva in Spagna, dove ha vinto Liga e Coppa del Re, ma non al livello della precedente. Pesa soprattutto l'eliminazione ai quarti nel derby spagnolo in Champions con l'Atletico. Fatale per gli uomini di Luis Enrique il calo avuto in primavera, dove nel giro di poche settimane si sono giocati la Champions e hanno riaperto il discorso titolo nella Liga, chiuso solo all'ultima giornata. Oh, e sì, vabbè. Testa con... A caccia del gol del pari. C'è stata la deviazione del difensore, sarà dunque calcio d'angolo. Togliamola sta cazzo di palla. Cioè qua ragazzi, ovviamente prendo gol proprio a pizzarone, prendo gol. Rafinha. Assurdo, assurdo, guarda là i rimpalli di questa squadra. Dicevamo, Stefano, del Barça, macchina perfetta, anche se in rare occasioni qualche crepa in difesa si è vista, forse è l'unico punto vagamente migliorabile di una squadra assolutamente straordinaria. Sono esseri umani anche loro, anche se a volte, vedendoli giocare, può sorgere il dubbio che provengano da un altro pianeta. Chiellini. Alessandro. Dybala. La Juve a caccia del gol. C'è spazio davanti. Madonna, sti tiri. Rabbia per l'occasione mancata. E anch'io sarei molto arrabbiato, abbastanza comprensibile. Forse da un certo punto di vista può essere bello. Cioè è reale, perché alla fine prima su FIFA 16 da dove tiravo, cioè a momenti facevo entrare il pallone in porta. Però così, raga, cioè tu ti devi avvicinare alla porta almeno Alex. Dico tanto, ma almeno da 5 metri per poter salvare. Un'ottima rete di passaggio. Guarda lui come si mantiene la palla. Guarda là che combattimento tra LB e Suarez. Porca vacca. Stenta qui la minaccia. Che cazzo volete fare? Higuain. Passaggio che non era certo tra i più precisi. Questo ha agevolato il suo intervento. Non è facile trovare spazi. Ci provano con la circolazione di palla. Spezzano senza difficoltà il tiki-taka avversario. Stefano, che lettura dai di questi dati sul possesso palla? Beh, il Barcellona ha avuto più palla, come al solito. Gli avversari sono stati bravi a concretizzare le poche occasioni avute. E il pallone se ne va via. L'altro da cambiare immediatamente. Ottimo intervento, dire, raga. Non mi piace, Dybala. Non mi piace. Higuain. C'è spazio per andare. Cercano il buco nella difesa avversaria. Evita la scivolata. Niente da fare, buon intervento di... La rovesciata, raga. Quasi la rovesciata. Riusciranno a sfruttare questa rimessa. Cuadrado. Parte il tiro. Ma perché sta tiro così? Che blocca il pallone. Hanno chiuso il primo tempo in vantaggio di un gol e potrebbe essere quello decisivo. Dovranno soffrire altri 45 minuti almeno prima di festeggiare. Everton 1-1 contro il Real Madrid. Quindi ho detto, il Real Madrid sta rischiando, raga. Il Real Madrid sta rischiando, anche se l'Everton è una squadra abbastanza bastarda, cioè sono sincero. Però ripeto, la prima finalista. Il Real Madrid sta rischiando davvero. Non me l'aspettavo, con dei campioni che ha come Cristiano Ronaldo, ok, mettiamo con il tacco numero provano ad aprire la scatola difensiva avversaria. Ottima visione di gioco. E dai, leva la sta cazzo. Prova ad attaccare, prova a far partire il tiro. Ottimo l'intervento. Non vedo l'ora che entra sta cazzo, non vedo l'ora che si riprende il Buffon. Sarà calcio d'angolo per il Barcellona. Credetemi. Messi.
cazzo di gioco c'hanno? Cioè, è impressionante. Guardate qua. Non l'hanno Gran fatto, palla dentro. Piqué. perché loro, dico Continua io, il non riescono. tiki-taka alla Questo non ricerca del deve avere un momento giochetto, giusto. Può girarla. Arda no? A Turan. Madonna. Il gol che dà la situazione di parità. Senza parole, raga. Senza parole, eh. Madonna, che gol mi hanno È una fatto. partita molto equilibrata. Vediamo adesso cosa accadrà dopo il pareggio. Porca puttana, che gol mi hanno fatto. Hanno pareggiato dunque Si riparte, 1-1. ragazzi, tipo 0, tipo 0-0, eh sì. Dani Alves. Ripeto, è Baraglia cambiato per davvero rimezzo tanto, l'area. raga. E Manovra vedi, interrotta dalla difesa. caso di Dio. Ma perché di testa? Barzagli. Perché di testa? Perché Dani Alves. di testa? Tu là ti devi mettere sul Higuain. sicuro. E la giochi di testa. Ma sei un coglione. Occhio al suo movimento. E smettila dentro, santa miseria! Santa miseria! A filo d'erba, ho guadagnato un trofeo! Poche occasioni, invece oggi sono riusciti a calciare spesso in porta e hanno trovato il gol. Oh, Daniele impressionante, oh, Alves, l'attaccante che fa il gol impressionante! dell'1-0, poi Segnare sto riesce a gioco è rimontare difficilissimo! in questa occasione. Si riparte con il Barça sotto nel punteggio fin qui. Dai, su, Il giocatore a dai. bordo campo pronto ad entrare. Si attende solo la via Palle. libera dell'arbitro. Lascia sto cazzo di Perde palla. pallone. No, raga. È impressionante, non si riesce a Manovrano togliere palla. elegantemente con questa serie di passaggi. È sciam. E Permetto niente. all'avversario, chiude una lunga serie di passaggi. Palla recuperata dalla Juve. Ha Ma intercettato pensa bene il se sfoga la passaggio. Arriva palla. il fischio dell'arbitro dopo la segnalazione del guardaline. Dunque c'è un Lichtsteiner, altro ragazzi, calcio guardate di punizione. Lichtsteiner. Sì, fuorigioco che c'era. Fuorigioco pure, Giusta vabbè. l'interpretazione dell'arbitro. Rakitic. È arrivata l'ufficialità. Mats Hummels ha completato il passaggio al Bayern Monaco. Dal Borussia Dortmund. Cercavano un giocatore con le sue caratteristiche e hanno deciso di puntare su di lui, riuscendo alla fine a metterlo sotto contratto. Khedira. Punta l'area. Lancio lungo a cercare il Pipita. Voleva sorprendere l'arbitro, ma Perché? qui è finito in offside. È di tantissimo pure. Attenzione, tutto Oh, solo uno. raga, questo è un errorissimo. Questo è proprio un errore del computer. Cioè, in una Fermo semifinale qui non puoi per il nuovo farmi. Cioè, non attaccante, ma c'è da potete sottolineare mettere l'errore del tipo portiere. Direi di sì, Pierluigi si è lasciato un prendere dalla qualcosa del gioventù, genere. Cioè, raga, là il portiere Pipita deve si è portato spazzare. errore Cioè, guardate, incredibile. proprio a mani vuote andato. Vabbè. Siamo Buon per noi, 3-1 ragazzi. e magari non finirà 1 così. Barcellona, 3 Juventus. Rakitic. Buon per noi. Iniesta. No, no, metti Mancano pure, ancora metti 20 pure. minuti al termine della gara. È tutto Siamo al pronto per la 70esimo. sostituzione. Cambio che avverrà la prossima interruzione. Potevo provare anche È io stato il cambio, fermato dal dai. difensore. Aiuto a caccia del gol. Dybala! Niente, raga, cioè Continua ad attaccare guardate, il guardate portiere. com'è cambiato. È assurdo, raga, cioè proprio la levetta, non devi proprio. Cioè, guardatela quanto cazzo era distante il tiro. Vabbè. Allora, siccome che Gwyn ha fatto doppietta, possiamo togliere. Mettiamo un bel Mandzukic, poi facciamo riposare Khedira, perché raga, proprio non mi piace per nulla. Pjanic non vuole giocare. Non in questa partita, se non erro, vabbè, lo voglio mettere Pjanic. Contro il Barcellona ci devi essere. Quindi cambio per la Juve. Esce dal Pjanic. campo il marcatore di un gol che stiamo Mandzukic per rivedendo. Khedira, Higuain.
73esimo, speriamo che ho fatto, non ho fatto la cazzata, però. Messi. Allora, a togliere palle è difficile. Perché loro Paco hanno Alcácer. il sistema di man del mantenere Ancora la palla, che poco d'ora per subito si girano l'esperienza delle due squadre. le Ci sono metri a disposizione. spalle. Palla Oh, in mezzo vedi, dopo un buon ok, tempo che intervento. riesco a capire un po'. Ripeto, il tempo giusto per togliere Mascherano. la palla. Vedi qua, quasi la stavo togliendo di nuovo. Ripeto, tempo che capisco un po' le meccaniche del gioco. Riconquista il pallone. Perché non sei andato? C'è stata la deviazione, l'arbitro assegna Ah, mo push, la sì. rimessa con le mani. Laragna Petri, palla lunga per Mandžukić. Che grande intervento! Che intervento era che manco. Per L'arbitro fortuna questo qua concede rimessa è laterale per un la Juve. ciclope che subito spazza. Dybala. Riparte il Barcellona. L'avevo tolta di nuovo. Ok. È ripartito, vedi? Quindi la chiusura la sto Bonucci. imparando, tipo, eh. Ma perché non vai, Palla laterale per Alessà? il Barcellona. Perché Alessandro non si sta muovendo su quella fascia? C'hai problemi? Cioè, sei Arda Turan. infortunato, che problemi c'hai? Iniesta. Guardate che giro di palla devono fare questi qua per Uomo andare a del cercare Bayern. Messi. Vabbè, un altro gol me lo dovrebbero fare adesso, perché mo Paco hanno iniziato di Alcácer. nuovo il giro Prova ad palla attaccare il in Barça nella metà maniera. campo avversaria. Guardate, guardate, non si Gran riesce a palla togliere di palla, guardate. l'anticipo sul pallone. Arda Turan. Messi in posizione laterale. Può servire un compagno. Iniesta. Umtiti. Perde palla. Ok. Dybala. C'è spazio per andare. No, ma perché Buona non lettura difensiva che avanzano? Ci interrompe l'azione in un stavi? momento Ci interessante. stavi? Perché non c'è più? Vabbè, Ci novantesimo, dai. saranno 3 minuti di recupero. Secondi, secondi. 3 minuti di recupero. Cioè, guardate quanto è pezzo di stronzo. Mascherano. Dai, piani, c'ho almeno. No, cazzo, potevo fargli fallo là. Piqué. Bellissima ragazzi, Ed abbiamo ecco il mandato cambio fuori il dell'arbitro che chiude Barcellona. la gara sul punteggio di GG per la 3-1. Juve ragazzi, semifinale È un momento contro o bellissimo Everton da o Real Madrid. qualificazione alla finale. Sembrava un LB, sogno, vediamo poi in LB, il realtà siamo un capitano. passo Abbiamo dal mandato fuori il trionfo. Barcellona. Cioè, questo significa ragazzi che noi adesso, io come allenatore, posso proporre tipo Chiedo o se a Messi, tornava o a l'indizio sulla partita Neymar, del o che pipino ne di so, a Higuain. Iniesta, Ha trascinato il o a successo della squadra. Rakitic. Una Se fantastica possono impiego venire dietro nella gli Juventus, estremi in a palla. Suarez. E ragazzi, Questo siccome che loro giocatore hanno ha perso contro di vissuto noi una di prova ben 3 così consolidabile gol, al di sotto della potrebbe sofferenza. esserci la Poche azioni possibilità potevano che interessarlo qualcuno di difficile. loro Con una accetta di partita venire a giocare decisiva, dentro la Juventus. risultato Comunque, ora ci positivo. proviamo. Giusto così, ragazzi, per vedere un po' nel prossimo episodio come va a finire. Comunque, abbiamo buttato fuori Barcellona. Ottima cosa questa, ragazzi. Oh, devo ricordarmi che devo salvare perché non ho salvato proprio. E 2-2 contro il Madrid, però l'Everton ha vinto i rigori, ragazzi, 4-3 fine della partita, quindi la finale è Juventus contro Everton, una bella finale, ragazzi, anche quella la registrerò tutta, quindi belle partite davvero. Allora, abbiamo preso più 30 punti esperienza, ne abbiamo un totale di 10.280, ok, perfetto. Allora, vediamo un attimo l'ufficio, cosa dicono, no? Allora, vediamo. Allora, primo torneo 3 milioni. Ok, offerta trasferimento. Questa l'abbiamo accettata. Il Napoli, ok, perfetto. Ok, altri soldi 3 milioni e 500 mila. Buonissimo. Offerta per il trasferimento di Paolo Dybala. Trovate tutti i dettagli sulla cartella insieme, ragazzi. No, ma neanche se me ne date 100 milioni, vi do Dybala. Perché Dybala deve crescere con la Juventus. È il mio piccolo Del Piero, mister. Grazie per avermi concesso un po' di riposo, mister. È importante non giocare tutti i 90 minuti. Quindi, ragazzi, non abbiamo sbagliato. Abbiamo fatto giocare giusto il poco, quel poco che ci serviva, Pjanic. Comunque, abbiamo un budget trasferimento di 243 milioni di euro. Ancora, ragazzi, possiamo acquistare. Prendiamo
prima di chiudere il video, però ragazzi, sono curioso di vedere, ecco l'official save. Sì, allora, osservatore, trovato giocatore possibile in Germania, ma andiamo a vedere. Offerta per il trasferimento. Abbiamo ricevuto un'offerta per Paulo Dybala di 61 milioni, raga. Cioè, guardate quanto, cioè, valore 48 milioni. C'è la possibilità che accetto la nostra richiesta se compresa tra 66 milioni e 81 milioni, cioè ragazzi, Dybala. Cioè, è un Cristiano Ronaldo e Messi, quanto cazzo quotano sto FIFA? No, io sono curioso, aspettate, raga, un attimo solo, Andiamo un attimo a trasferimenti, trasferimenti. Sono proprio curioso di vedere un Cristiano Ronaldo quanto cazzo quota. Cioè, è impressionante. Ronaldo, Cristiano Ronaldo. 87 milioni! Se io ad esempio voglio acquistarlo, dai 104 ai 118 milioni di euro. Ragazzi, vale 100. Madonna, cioè, troppo, 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 troppo. Aspetta, vediamo tipo un Pogba. Vediamo il ritorno di Pogba alla Juve. Paul Pogba. Andiamo. No, già questo si può fare. È appena arrivato da Juventus per 98 milioni. Manchester United, vedi, 71 milioni e mezzo, però non ce lo danno perché ovviamente se n'è andato appena adesso alla Juve. Un altro giocatore forte che voglio vedere, ragazzi, Suarez. Vabbè, Suarez un po' è calato sicuramente. Attaccante. Oh, Suarez. Suarez. What? Luis Suarez, 83 milioni di euro. Questo è uguale come Cristiano Ronaldo. Guardate, guardate, guardate. Dai 105-124 milioni. Peggio di Cristiano Ronaldo. Cioè, ragazzi, io non immagino Messi. Io non immagino Messi adesso. Cioè, Messi quanto cazzo vale allora? No, questo vale tantissimo. Cioè, 89 milioni c'è scritto. La squadra ha pochi soldi, quello dovrebbe pagarlo molto per averlo. Cioè, neanche lo dice, ragazzi. Comunque, io Dybala lo do solo se mi danno 120 milioni di euro. Perché, ragazzi, li vale. Questo è stato. Ah, no, no, aspetta. Che cos'è stato? Vi devo dire che cazzo abbiamo avuto qua. Allora, apposta. Offerta per il trasferimento di Paolo Dybala. Non abbiamo. Cioè, offerta accettata. Giocatore Thiago Silva. E lo sapevo che Thiago Silva doveva essere nostro. La prendo un 230.000. Anche io ti do un 230.000. Alla fine non ci pesano tanto. Va benissimo. Giocatore chiave prima squadra. Lo metterò come seconda squadra. Offerta accettata per Matuidi. Lui prende un 360.000. Cazzarola. I soldi stanno finendo. Abbiamo 140.000 euro a disposizione. Giocatore prima squadra. Giocatore importante. Per il turnover, ti devo dire, devo essere sincero. Ma tu dì, alla fine dobbiamo essere sinceri. E poi il Chelsea, offerta rifiutata. De Gea, ragazzi, non me lo vogliono. No, David Luiz era questo. Peccato, cazzo. No, non me lo vogliono dare. David Luiz, dei miei amici, mi hanno detto pure. Cioè, mi hanno consigliato di prendere Neuer, però costa tantissimo. Abbiamo, ragazzi, un totale, potremmo guadagnare anche 200 milioni di euro per la vendita delle magliette, quindi Dybala dobbiamo farlo segnare tantissimo. Ragazzi, questo è stato un video di FIFA 17, ci vediamo nel prossimo episodio, bella per voi, divertitevi, anche se voi state giocando, credo, a FIFA 17, è inutile che me lo nascondete, ma voi state giocando. Ragazzi, alla prossima, ciao!